Ma che detto, ma tipo col Cesc e Budajovic, come stiamo messi? In che senso? A gemellaggi. Forte. Buoni rapporti tra Galway, Vigo. Bella, Galway è bella, è storica. Ludwig Saffen. No, tranquilli. Ma perché che sono? Ah, perché questo qua viene dall'Orient, visto? Francia. FC Orient è una squadra dignitosa. Ma ancora se ho qualche gemellaggio, capito? Pescara, Salerno, non vedo. Gennaro. Bari, nemmeno. Non c'è Bari? No. Un po' tratta buono, no. Sì, ma con Ventspils, come stiamo messi? Là mi sa che nell'89 ci fu uno screzio, sì. Un'amichevole estiva. Sai che ne la facciamo questa questione. Ma vabbè, dai, vedo come si mette uguaglio. Mal, giusto? Si pronuncia sì, Mael. Mael? Sì. Ma si dice Mael proprio? Sì, sì, sì. Ah, ok. Perché ti chiamano Mal tutti quanti? No, mi chiamano Mael. Io ti chiamo Mal. Ah, ok. No, non fa, perché è quasi la stessa cosa. Ah, Mael quindi? Sì, Mael, sì. Sì. Non ce ne siamo accorti e la trasmissione è già iniziata, quindi io la faccio iniziare da adesso. L'ultima volta c'era Orlando, che veniva dalle Canarie, sì. Quindi eravamo praticamente in Africa. Oggi invece siamo con Mael, pronunciato bene, sì. Che invece si sente a casa perché fa freddino con questa bella temperatura. No, non mi sento a casa a causa della temperatura, ma è vero che è approssimativamente la stessa. Vengo da Lorient e studio le lingue straniere. Che lingue studi? L'inglese, il spagnolo e l'italiano. La tua compatriota, Louise, sì, che è sì, stata nostra ospite, diceva l'altra volta che voi bretoni siete, non siete propriamente francesi, no? Che vuol dire sta cosa? Mo spiegaci un po', perché noi siamo interessati a queste sì, differenze culturali. Siamo francesi, ma è più una cosa di cuore. Ma si sente ancora la cultura celtica in Bretagna, a Lorient? Sì, sì, sì. Come si sente? Che... con, per esempio, il festival interceltico. Quello parliamo dopo. Sì. Poi? Poi non so, per esempio il mio nome è Britone. Ah, sì, dunque... E infatti cercavo di capire Mael e pensavo in italiano quale potesse essere il corrispettivo, non credo ne abbia. Non penso che Manlio, sì. Manlio, dai. Non so Mario. Perché... Mario? Mario, magari. Mariolino, Mariottini, no. Non so perché è veramente un... È Mael, veramente... Mael, è ce lo teniamo così, dai, sì, che bello. Sì. E... Arrivi a Foggia, a parte ti dico subito una cosa, perché ho scoperto che Lorient e Foggia hanno avuto in comune le bombe della Seconda Guerra Mondiale. So che è stata anche semidistrutta la tua città, anche sì, se io voglio sapere il nome esatto del tuo paese d'origine proprio. Ah, mi hai detto che è un piccolo centro. Sì, della mia città. Vengo da Plumel. Plumel? Sì, che ha 45 minuti di Lorient. Ah, esattamente. Arrivi quindi dal tuo piccolo paese che io ho già dimenticato, arrivi a Foggia. Quando e che cosa pensi? Già iniziamo male. Cioè, sbruffi, no. Arrivi a Foggia e sbruffi, giustamente. No, no, quando sono arrivato qui ho avuto un po' paura perché... Non... Bruffi e paura, le no, due sensazioni. No, contate. Perché mi sto detto, come vuoi a parlare? Non so parlare bene italiano. E il foggiano pure, sì. Attenzione che la prova di foggiano arriva all'improvviso. Anzi, garçon, du bir, por favor. Continua. Sì, noi prendiamo birra durante le trasmissioni, così ci dicono che andiamo a scroccare nei locali, tutta una storia vecchia. Vai, continua. Ok, perché sì. Sì, ma l'associazione ISN era quando siamo arrivati era qui adesso, dunque hanno trovato l'appartamento subito, tutto era... Ti hanno aiutato come al solito, sì, i ragazzi di SN, ecco, hai detto una parolina magica, gira la ruota e abbiamo qui la nostra amica Maria Teresa. Io ti chiedo subito un aneddoto particolare, non riguardante Mael, perché è un bravo ragazzo, si vede, non fa uso di droghe, almeno sembrerebbe di no. Grazie. Che cosa è successo? Qualche cosa simpatica? Di aneddoti ce ne sono veramente tanti, forse troppi.
Uno magari legato alla casa proprio, che okay, sembra essere uno dei problemi. Potrebbe risultare un po' sconcio. In pratica, un ragazzo lituano l'anno scorso, dopo che gli ho trovato casa, gli chiedo: vuoi che ti accompagno a prendere qualcosa? Magari devi fare la prima spesa, ti serve qualcosa per la casa? E lui mi dice: no, adesso che la casa tutto bene, però voglio sapere dove sono le ragazze. Primo pensiero quindi è le italiane. Un lituano quindi. Sì, sì, sì. Dai, mi sembra giusto. Di solito sono gli italiani che cercano le ragazze nordiche, in questo caso è stato al contrario. Poi la trovate qualche ragazza? Non lo so, non lo so. Di solito chi parte così, chi parte a razzo si dice, e non lo continuiamo, però infatti, io so che non finisce proprio benissimo. Allora, ti interrompo, poi torneremo a parlare anche di nuovo con te, perché io ormai parlo benissimo il francese e ancora meglio il bretone, sì, e volevo rivolgermi appunto al nostro amico Christian dello Zapoiristo Pub. Ci tenevo a dire: garçon, camagru sec. Ecco la birra. Non è la risposta giusta, ma ti traduce il mio amico, okay. deve dirti una cosa che riguarda la prova di Foggiano. Ah, sì, io devo dire l'Africa spesso. Puoi ripetere, no? Mi dispiace. No, ripeti perché è importante. T'Africa spesso. No, ma ha detto pure T'Africa spesso. Ah, T'Africa spesso. Certo. È bene? Sì? Ok, grazie. Provaci a superata. Maria Teresa, che dici? Superata? Prova già superata, la prova di Foggiano l'hai superata. Ti sei guadagnato la birra. Quindi possiamo continuare. Io direi a questo punto ci andiamo a vedere subito la clip. Vediamo come ti sei organizzato a proposito di case di lituani. Andiamo a casa tua, vediamo che succede. Vai. Sì. Posso spiegare. Non è solo dei lituani questa. Cioè, posso spiegare. Posso spiegare. Spieghiamo. No. Ma infatti era una dei miei conquerini che ha trovato questo nella sua stanza. Te l'ha regalato, sì, l'ha ceduto. Sì. Non è la tua ragazza quella? No. Ma hai la ragazza comunque. La mia ragazza è più bellezza. Ah, benissimo. Sì. Ma quindi tu sei qui e lei è lì? Sì. Questa cosa ti rende nervoso? No. Sto scherzando. Andiamo avanti. Qui praticamente ti fai i cazzi degli altri, cioè sì. Vede tutto, mi sì, sembra. Posso vedere tutto, sì. Che cosa hai visto? Raccontaci qualcosa. Di la verità, non ho visto niente, già che inizi così non ho visto niente. Sembra quando fanno un rigore, non l'ho toccato. No, davvero non ho visto niente perché non vabbè, non guardo, ma posso vedere tutto, sì. Ma si vede proprio tutto? Sì, tutto, è vero. Mi avevano parlato di una bottiglia di vino. Ah, la bottiglia. Dov'è? Oh, questa? Sì. Non l'hai portata? Dai, apri, sì. Stappa. Non è... Che ridi, stappa. No? Non l'hai portata la bottiglia? No. No. No, questo non è vino, si chiama Shushen. Shushen. È brito. Ah, sì. Che cos'è? È fatto a partire di miel.
e c'è molte differenze su Shen, perché c'è moltissimo differente di yen. Ma l'hai portato da casa? Sì, i miei genitori mi hanno mandato. Oh, se non ci chiami quando te lo bevi, è finita, te lo dico. Ok. Ok. Il Festival Interceltic de Lorient è un grandissimo festival, mm-hmm. dunque, dove c'è molti paesi stranieri che hanno la stessa cultura celtica. E so che vengono un po' da tutte le parti, da tutti i paesi, sì. Vengono dal Galles, sì. Dalla Spagna, tutte, sì. Diciamo, le terre che hanno in comune la cultura, sì. Celtica, sì. E si riuniscono proprio a Lorient, sì. Giusto? A Lorient, sì. Tu ci sei andato qualche volta? Sì. Per forza? Sì. Che succede? Una concerte, molte. Il primo giorno c'è una, come si dice? Una parata. Sì, una parata. Con i Baguette, dunque i Baguette sono gruppi di musica britone che fanno la parata. Quanto dura più o meno? Più di una settimana, no? Sì. Allora, io ci attacco subito la prova d'italiano a questa cosa, al Festival Interceltico. Sì. Perché? Anziché farti parlare italiano, perché comunque lo parli già abbastanza bene, io ti chiedo proprio di fare un test di cultura italiana, soprattutto di cultura italiana meridionale. Ok. Allora, il piccolo Galano, che sarei io, vuole andare al Festival dell'Interceltico di Lorient. Sì. Però non ha i soldini. Allora, che cosa fa? Ha tre problemi: il viaggio. Il pernottamento, mm-hmm. e i concerti. Allora, il volo non lo può prendere, perché per Brest, Nantes costa troppo, il periodo è di agosto-settembre, quindi è un po' pieno. Tre possibilità: chiede un prestito, firma cambiali e poi restituisce. Chiede a babbo per avere i soldi, a papà, oppure chiede al papà, finge il volo che non prende, scrocca un passaggio fino a Milano, mm-hmm. si mette in treno di notte e fin dove arriva. Che cosa fa l'italiano medio, soprattutto meridionale in questo caso? Italiano medio, magari C. Sì. Potrebbe essere, in effetti potrebbe essere. Una volta che arriva deve stare, deve pagare la notte. Allora, sempre il piccolo Galano ha 300 euro. Deve stare più di una settimana, mm-hmm. deve dormire comodo. Allora, che cosa fa? A. Chiamo quel mio amico francese conosciuto per sbaglio su una barchetta in Croazia, che per sbaglio mi ha dato l'indirizzo della sua casa a Lorient. Aspetta. B. Mi presento già all'indirizzo, faccio trovare lì. C. Quando torna dal lavoro il mio amico, mi trova con i genitori e le cozze e vongole in tavola. Che dici? A, B o C? B, una via di mezzo. Beh, sai che B è più da marchigiano, Molise, non è ancora sud. Diciamo, okay. Siamo un po' ancora, nella zona. Ma magari C. Scendiamo. Sì, scendiamo. Bravo Manlio. Ultima cosa, i concerti costano troppo, l'ho visto su internet, io volevo andare davvero l'anno scorso, i concerti costano una cifra e ho rinunciato. Ma ho sbagliato, perché io quest'anno mi recherò e dovrò vedere tutti i concerti. Che cosa faccio? A. Pago e sto zitto, uh-huh. e vado ai concerti. B. Non pago e non muto, non sto zitto, ma faccio casino a martello, come diciamo noi, davanti alle porte, finché o mi picchiano, mi butta fuori, oppure per sfinimento mi fanno entrare. Uh-huh. Ipotesi C, attenzione. Scolletto, cioè faccio la colletta, sì. a catena, cioè tanto, davanti alle porte. Ogni giorno raggiungo la quota per i concerti, me la spreco ad alcol e a birre e mi sento il concerto da fuori. Ma la vedo. Penso che l'alcol. Sì. Sì, proprio da fuori. Ma tranquillo. Ok, grazie. Mael, sì. Ho letto che da voi ci sono le foche. No. Non stavo ubriaco. No. Giuro, è vero? Le foche, gli animali? No. Gli animali, sì. No, sì. Non so che dite voi con foche in Bretagna. Perché, No, perché... le foche proprio, quelle di qua. No, perché non so se è la stessa parola in francese o è vero. In italiano. Sì. No, non è vero. È veramente nel nord di Francia. Ah, sì. Dolmen e Menhir. Sì.
raccontami un po'. Che cosa ci sono dalle tue parti? Ci sono molte menhir, soprattutto in Karnak. Karnak è un sito archeologico. Sì, archeologico molto conosciuto in tutto il mondo. È una parte molto importante della cultura bretana, ma ancora oggi non sappiamo perché i menhir stanno qui, non sappiamo. Non c'è nessuna spiegazione. No, quindi. No. La Bretagna è anche un paese di leggenda. Ah, sì. Abbiamo molte leggende. Per esempio qualcuna? I Corrigans. Cioè? Che sono piccole spiriti che abitano nelle menhir e che fanno arrabbiare gli uomini, fanno gli scherzi. Sì. Noi abbiamo qualcosa di simile, vero Maria Teresa? Che ci dici tu? Questa è un'altra prova 2 di Foggiano. Okay. Ti hanno parlato dello scazzamorino? No. Maria Teresa, spiega lo scazzamorino. La buona S ne Foggia. È in pratica un folletto che si aggira nelle case e porta un cappello. Se tu gli togli il cappello dovrebbe donarti e regalarti dei soldi. Salutaci in bretone. No, non so salutare il bretone. Non sai salutare il bretone? No. Che bretone? Sì. No, ne avete mandato un bretone taroccato? Sì. Sei senza vedere. Sì, posso dire arrivederci in bretone. Allora fai francese e poi arrivederci in bretone. Ok. E anche in sanseverese, dai, lo svegliamo che sei sanseverino. Va. Ok. Avanti. Guarda là. Sì. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette interview. Je vous dis au revoir et kenavo.